Allora. Buonasera, comunque andiamo a vedere questo detective. Perché? Perché? Devo salvare due sopravvissuti, anche se muoio, magari riesco a farlo. Devo prendere un'esca sprint. Vediamo cosa posso mettere a parte di un'esca sprint che non mi piace. Ma si sì, diventa d'acciaio, però poi a uno. Hai qualcosa di più? Adesso lo so. Laura, ma solo a me, quindi queste? Cioè lo vedo solo io. Vabbè dai, tanto voglio fare solo il rituale con lui. Mi metto la cassettina, che ho solo il cura di 6 a 1. Praticamente inutile. E schifezzina qua così. Vai. Vai qui, mi metto questo per fare i punti. Quindi devo ricominciare da capo per essere personaggi. Perché non c'è una... Scusate, che non riesco... Che non è entrato nessuno. C'è anche kill. Ce l'ho.
salutare altre due persone che cambiamo personaggio. Sinceramente questo no, poi non ho niente secondo me. Quanta che sete che c'ho stasera. Strano le sigarette. Ho fumato troppe. Vediamo un po' dove siamo finiti. Devo fare il rituale. Poi cambio personaggio, perché questo non è abbastanza livellato, solo per fare il rituale. Se riesco a tirare giù due persone dai ganci, ma penso che ce la farò. Basta tirarne giù uno adesso, magari una prossima partita. Se non riesco, però, no, penso di farcela. Mi punterò le persone. Se non becca subito me all'inizio, come al solito. Allora, subito questo non è che sono tentato a farlo, io farei un giro. Iniziare subito col primo generatore mi porta sempre guai. Sento la motosega. Cazzo, mi ha già beccato! Vabbè. Ah, cavolo, un po' di rattura di merda! Ma che sfigato, tirarli giù io i personaggi? No, qua no! Subito all'inizio. Ma porca. Ma dove cazzo l'ha puntata questa torcia? C'ho la miseriaccia. La prima partita mi va sempre male, la prima delle live fa sempre così. Vabbè, intanto nessuno è qua, uno è là, l'altro tutto in fondo. Sto già camper all'inizio, cioè andiamo in sconto. Già mi crolla.
fatto un cazzo, eh. Ma no, ormai è innescato. Perché? Ma perché? Ah, non ho neanche preso il punto, mi ha tolto il punto, ma porcaccia la miseria. Che sfiga. Vabbè. Prenderò quello. Tanto. Sì, dai. Partiamo, va. Ho dimenticato un per potete rivedere tutti i video andando. Ho scritto andate, ma vabbè, è la stessa cosa. Si può modificare, eh? No, che pizza. Sfiga proprio. Mi ha beccato all'inizio. Ho detto non vado di là, vado dall'altra parte. Ho detto che lo trovavo davanti. Proprio la sfiga tremenda che ho. Riuscirò a tirare giù due persone e andarmene fuori dai marroni e cambiare personaggio. Per riuscire a prestigiarli. Partita, la prima partita come sempre fa cagare, faccio cagare, non so, non capisco perché. Boh, sarà boh, il primo impatto. Dai, me lo sono trovato davanti, proprio lì è venuto. Non vado più a nascondermi lì. Beh, anche sì, questo lo vedi. Grosso come personaggio. Fisicamente. Eccola qua.
Porca troia, me lo sono trovato. Oggi proprio no. Oggi proprio no, non ce la facciamo con questo. Non ce la faccio con questo. Non so perché, è un personaggio che mi porta sfiga. Non ce l'ho a tirare giù questi cazzo di rituali. Però non ce l'ho a fare sto cazzo di rituale. La live mi sa che proprio non la pubblicherò neanche su YouTube. Se va avanti così.
stanno facendo qua? Io esco. Fare rituale. Devo tagliargli sta corsa perché non riesco a usarla. Posso mettere adrenalina. Che cazzo sto facendo? Sera non so, sera troppo così. Che sono un po' stanco, quindi non riesco a rendermi conto che sto morendo. Che mi viene uccidere. Non so. Ma è proprio il personaggio che mi porta sfiga nel profondo. Perché mi sono salvato, però. Ho fatto un cazzo, non lo so se personaggio non mi dice molto. Spero di riuscire a fare sti rituali, togliermelo dalle palle. Ho messo solo il mio coso, non ho messo niente. Prima ho visto un pezzo di Grande Fratello e ho vomitato. Ho rigurgitato. Ulalala. Papparapam. Allora, tutte le live che faccio, anche queste dove perdo, dove comunque muoio, le inserisco tutte su YouTube. Le potete trovare qualcuna sulla pagina ufficiale, perché live di 6 ore non mi metto proprio lì a caricarle su Facebook, se no mi si impiega una vita. Tanto YouTube, qualcuna la metto, quelle un po' più corte, ma già le carico di là, se devo star lì altro per perdere 6 ore a ricaricarle di lì. Non sta 12 ore a caricare video al giorno. Guardate lo sbadiglio, ma qua non c'è, c'è una cassa, non c'è, no, non ce l'ho più la corsa.
c'è la palla qui, ma va a cagare, se n'è andato quello. Ma c'è una sfida, io devo tirare giù, loro devono tirare giù me. Qualche cantera. A me così non verrà mai a prendere. Ah, mi trolli pure.
ce l'abbiamo fatta per miracolo. L'ho tirata giù perché per fare il punto, per fare il rituale, cazzo me ne frega, sono sacrificato, devo tirare giù altri due. Dopo ci facciamo Nia dall'inizio. Nia, fini, vabbè, ok. Sblocca il potenziale di un'avventura dell'aereo con il completo generatore. Le ordinatori che assettate mentre vengono rilevate. Praticamente è inutile. Cioè, è il killer. Voglio vedere qualcosa che vedo il killer. Però potrei cambiare. Niente, potrei cambiare. Vediamo se riesco a tirare giù tre persone. Si potrei usare il punto di là, no? Che sprecare, mancano due giorni. Che solo sapevo prima si doveva fare così. Certo, quanti punti che fa avanti. Facciamo conoscere il dottore, va?
ancora freddi. Il freddo è la maiale. Cazzo, spostati, ma porca troia. Ah, non mi partiva il tasto. Campero. Una partita ne tiro giù, così almeno faccio tre. Dove campera, oh. Ma fate anche i generatori. Campero di merda, ecco perché non mi piace freddo. Delle per buff.
esco. Rituale. Devo tirare giù una pressione. Allora, intanto facciamo questo. Tipo di pioggetto di questo, devo vedere. Di sì. Sì. Vabbè, torniamo al nostro detective. Niente, se non c'è nessuno. Non c'è nessuno, allora è inutile che mi metta a parlare. Mi piace, ho un'ora di live. Un'ora di live, quante sono? Due partite. Mezz'ora l'una. Quante ne ho fatte? Due. Fukumono, no, Fukumono 48 Ascot Ulk. Questi sono prestigiati. Io non li ho ancora prestigiati i miei, però magari lo farò molto presto. Sto annoiando perché stasera non c'è nessuno in live. Allora niente, gioco così tranquillamente senza chiacchierare. Vediamo se c'è tutti stranieri, mi sa. Che ho bisogno. Oh, la nebbia, qualsiasi cosa. Non mettono più niente. Sì, sì, sì. Qualcosa magari riuscivo a portare a casa. Guardate che tiro giù una. Uno. Mi faccio il rituale.
Fa caldo. Vai adesso, ti giù la tua parola. Sì, dopo. Io vado a dormire Sì, qua. ciao. Oh! Sì, ciao. Cosa devo dirti? Buon viaggio, non lo so. Non lo so. Ma gli altri che cazzo stanno facendo?
cazzo ha fatto a prendermi quello lontanissimo? Io non ho incontrato gli altri. Vai, non puoi fare questo generatore. Vai tu a aprire la porta e vai a salvarla. Che parte vai? Ciao Jimmy Squab. Allora, questo cazzo di rumore qua non capisco se arriva. Porca troia, chi cazzo l'ha visto? Ho fatto bene a stare lì. Guardando dove era. Ah, il rituale abbiamo fatto. Così posso finalmente cambiare personaggio, perché questo non mi piace per niente. Ma sì, bene. Ho iniziato adesso, la live sarà... No, è un'ora che... ho iniziato la live, insomma ho fatto una partita bella, una partita brutta e la... è questa. Novità che adesso cambiano tutto la settimana prossima, sia da PC è già cambiato, per la Play invece cambia settimana prossima e arriva questo nuovo killer, il clown. Vabbè, per la Play, forse per il PC c'è già, se... Ah ok, allora magari già lo sai che c'è questo clown e c'è una nuova ragazza, una nuova sopravvissuta. Poi ci sono i nuovi punti, e i killer si possono anche, cioè, prendere con dei punti, insomma. O li puoi shoppare, perché fanno, praticamente hanno fatto un negozio nel gioco. O li puoi shoppare guadagnando dei punti gialli, che adesso non mi ricordo, hanno un simbolino giallo. E mi sembra che prendere un killer costa. Per fare i punti devi fare tipo 9000 punti, una roba così per un killer. La mappa nuova è tipo un circo, in teoria dovrebbe essere ispirato ad un circo. È uguale identica a quell'altra che adesso non mi ricordo il nome, però quella scura con la casa al centro, vabbè. Il clown è carino come persona, io l'ho visto che giocavano gli altri, mi sembrava molto carino. Lancia queste bottiglie velenose che insomma ti accecano e tu devi avere il culo di riuscire a scappare accecato praticamente. E invece la ragazza
Invece la ragazza ha delle perche, ho visto che sono interessanti perché ha una perca e puoi vedere tutte le finestre, puoi vedere i pallet, quindi più o meno puoi indirizzarti per salvarti, forse anche le casse, non lo so, no, penso che forse le casse no. Quello è figo, figo sì quello, non so poi le perk del clown, perché non ho guardato, però avrà sempre a che fare con l'accecamento. Ah sì, praticamente non puoi scavalcare la finestra più di una volta, mi sembra, con il clown. Cioè il sopravvissuto non può scavalcare la finestra più di una volta. Ma io trovo che il personaggio più semplice sia lei, Claudette, cioè comunque ti puoi nascondere. Poi comunque. Ma siccome io ci ho giocato poco, guarda che guardo bene la tua domanda perché forse ho perso quello che mi chiedevi. Ma sicuramente Claudette sicuro. Quella nuova sembra interessante. Come personaggio, diciamo, dipende. Io li valuto molto sui costumi. Cioè, alla fine se riescono a rimanere nascosti, eccetera. Perché comunque già una Lori qua, con questi vestitini chiari, insomma, ti vede. Cioè, deve essere una cosa, secondo me, strategica. Diciamo che poi adesso comunque adesso quando arriva il shoppamento si potranno cambiare gli abiti perché ci saranno anche i vestiti per i killer nuovi e i vestiti per esempio Claudette ha dei vestiti orrendi, tipo vestita da zingara che fa le carte a Luna Park, tutta bianca, così cioè. Esempio la strega, ho visto un costume di una strega, è in stile tipo 800, mi sembra, molto figa, tutta nera, molto dark. Comunque la mappa non mi piace tanto, perché c'è questo casolare al centro, tipo quell'altra mappa che c'è la casa al centro col generatore al piano di sopra. Praticamente uguale la mappa, uguale identica a quella, solo che dentro la casa è tipo un palazzo, non lo so, un po' distrutto, un po' malmesso. C'è un generatore solo sopra, però non hai pallet, non hai niente, c'è solo una finestra che puoi scappare se ce la fai a scappare. E poi c'è una zona Luna Park con i cavalli, delle carovane, ma poi l'ambientazione è uguale identica a quell'altro livello, cioè non si sono sbattuti più di tanto. Diciamo che avranno. No, la torcia no. È più magari sul killer, su questa nuova ragazza e sullo shop, questo giro. Però adesso comunque per quelli che hanno comprato già magari i killer, i personaggi, comunque spendendo dei soldi. A me, io che ho fatto così mi girano un po' le palle perché alla fine se li può tirare su con i punti hai buttato via un po' di soldi per niente. Allora, però mi sa che per il PC forse già. No, forse neanche per il PC è uscito. Cioè c'era la prova beta di test, quindi non so se poi adesso la prova è finita e comunque, in quanto ho sentito, poi si ricomincia tutti da zero, ma non so se poi questa cosa è una verità assoluta. Io volevo fare punti. Ok. Il personaggio questo qua, nuovo della ragazza, mi piacciono sti capelli che ha, che sembrano un po' quei cartoni disneyani, questi capelli che si muovono tutti lenti, così. Quella è una figata. Ma se parliamo di killer, ma alla fine secondo me è soggettivo, perché alla fine tu vedi gli altri come giocano, magari con un killer, ma poi boh, non lo so, io li ho presi tutti, per esempio, perché comunque mi piaceva provarli tutti. Vedere gli altri forse dici, vabbè, magari non è bello perché lo giocano gli altri. Il killer neanche l'ho usato pochissimo, infatti ho livellato solo la maiala e basta. Gli
gli altri sono tutti bassi. Ho giocato con loro, i sopravvissuti. Ogni tanto, magari prima ci facevano gli eventi così, magari li utilizzavo di più, o magari li livello tramite i sopravvissuti, però sinceramente non mi piacciono, non mi piace tantissimo neanche a me. Preferisco più le emozioni, il brivido che ti dà di essere rincorso e appeso. Qua non iniziano partite. Comunque io uso quelli miei preferiti killer, soprattutto la maiala, perché la trovo comunque più semplice che di mettersi i caschetti e riesco già a gestirmela. Ma gli altri, boh, dipende, poi magari li uso e mi va una serata di culo, una serata no, però di rado proprio li uso. Non lo so, non, quello non te lo so dire. Quello non l'ho sentito, non saprei. Avevo sentito un'altra cosa ma non mi viene in mente. Sempre sui perk. Se mi viene, te lo dico. Comunque ho visto degli abiti bruttissimi, tipo per il trapper. Ne ho visto uno che è tipo vestito da gladiatore, che non c'entra niente. Cioè toglie anche il fascino ai personaggi. Non te lo so dire proprio, no. Diciamo che si stanno dicendo tante cose, come quando dicevano che usciva il killer, usciva lo spaventapasseri e poi è uscito il clown. E quindi ha seguito un po' magari quest'onda di hit, no? Del momento. Ma c'era un'altra cosa sulle perk che non mi viene proprio in mente, ma ce l'ho lì, perché so che c'era qualcosa. Ah sì, i punti sangue. Come si chiamano quei punti, quelli che devi acquistare con il sangue? Adesso, minchia, sto facendo confusione, sono le 4 di notte. Quelli dovrebbero togliere. Quelli che, insomma, quando compri le perk, li dovrebbero toglierli. Io qua sopra non mi sento al sicuro. Vediamo un po' l'andazzo. Perché alcune cose adesso si possono acquistare tramite... Mi sposto un attimo qua. Si possono acquistare tramite comunque il negozio. Quindi ognuno si comprerà i pezzi migliori, a quanto pare, no? È diventato bello per alcuni punti di vista, perché hanno cambiato anche i pallet, hanno cambiato anche la modalità dei pallet, ho sentito che dicevano. Io vado qua sotto, ci sarà un generatore, ecco, è già qui, non vado più qua sotto. Dov'è? È là. Vabbè, sta inseguendo uno, va bene, faccio questo sotto, tanto c'ho la cassettina. Non lo so perché... No, penso di no. Penso che sia punti e tu compri i pezzi. Penso che la ragnatela forse non c'ho più. Oddio, sì, stavo guardando dall'altra parte. Vabbè. Stavo leggendo la chat. Infatti è già qui. Ma porcaccia la miseria. Allora, non so neanche che killer è. Io sono fissato, devo fare quello. Tanto qua c'è la casa, si può scappare. Ma ha quittato? Non ho fatto un cazzo io, praticamente. Meglio, almeno non dovrei aver perso i punti, no? Poi comunque non so poi per i livelli qua. Se è già difficile adesso, dopo quando tutti si compreranno i pezzi migliori. Ho fatto
per sprecare l'offerta. Bene. E mettiamo la nebbia. Io devo fare i punti qua. Non c'ho un cazzo questo. Graficamente sembra più carino, cioè uguale. Ma ti dà comunque le spiegazioni. Comunque penso che comunque come sarà uguale a questo. Quando ci passi sopra ti dirà che cos'è, che cosa serve. Penso sia così, perché alla fine è diventato più semplice in quella maniera. Solo che penso che sia difficile. Mi sembra che ti danno a partita 200 punti a partita. E devi comunque, penso che comunque i killer siano comunque di livello alto da acquistare. Quindi hai voglia di far partite. Poi c'è forse anche qualcosa per la gente che quitta campera. Quanto sentivo gli altri che dicevano così, che ho seguito una live l'altro giorno, dicevano che c'era qualcosa, ma sinceramente è tutto poi da vedere settimana quando arriva, dovrebbe essere settimana prossima. Eh sì, meno male sì, però hanno cambiato la modalità dei pallet, quello non si è ancora capita bene. Ah, poi c'è la botola anche. La cosa della botola, praticamente la botola il killer la può chiudere, ma va, non serve a niente segnalare, non serve a nulla, l'hanno detto anche come si dice, gli autori del gioco, insomma, i programmatori del gioco, hanno detto che comunque non, chi campera comunque fa le bastardate così non fanno niente. Io trovo che comunque siano molto agevolati più i killer dei sopravvissuti. Perché comunque anche chiudendo la botola, insomma, rimani ultimo, che cazzo fai? Perché poi comunque la chiudi, poi tipo 30 secondi si riapre. Però quello sta lì, apri, chiudi, e se la chiudi non senti neanche più il rumore, non sai dove cazzo è. E poi bisogna vedere se riesci poi comunque a scappare, perché se ti vede la botola è chiusa, ciao. Io me ne nascondo un attimo qua. Perché fidarsi. Io di solito ho la sfiga che quando inizio me lo trovo sempre davanti. Quindi vorrei evitare di fare cappellate. Ah, ho già preso uno, quindi potrei avere via libera a fare questo generatore. Comunque l'hanno reso più complicato. Già era complicato di suo alla fine sto gioco, perché alla fine è veramente difficile salvarsi. Però vedremo. Può essere che poi magari molti trovano che sia qualcosa che insomma dà fastidio, comunque non dia soddisfazioni a giocarci e non ci giochino più in quella maniera lì. Ma sarà impossibile, penso. Se ti piace, ci giochi lo stesso. Beh, in teoria se qua c'è il basement, ci siamo levati dal cazzo del generatore vicino al basement. Faccio anche questo, che dai. Io di solito i totem li faccio sempre, perché alla fine hanno sempre qualcosa sti killer. Ormai vado a vedere se qua c'è un generatore, ma non mi sembra di vederlo. Una cassa, qualcosa, una sega, cioè totem, no, niente. Allora, quello è già nel basement. Qui c'è un totem. Va, mi faccio i totem. E poi provo a vedere se riesco a salvare quello. Questa mappa è facile, cioè, dipende. Perché cioè, ci sono queste pannocchie, riesci a nasconderti. Già forse rimane un po' più semplice.
se però ti trovi qua in mezzo. Dov'è? È là. Magari riesco a salvarlo. Se trovo la discesa, magari la discesa qua. Ma non questa discesa. Porca troia, già qui. Pensavo che andavano avanti, hanno già preso. C'ho una sfiga e me li becco sempre davanti. Andiamo a fare il generatore, che è meglio. Tanto quello si piglia quello. Poi non so, poi bisogna poi vedere. Poi ci sarà sicuramente qualcos'altro che cambia anche nei punti, negli ori, non lo so, in quelle cose lì. Intanto la cassetta adesso sicuramente verrà qua. In teoria qua almeno tre generatori si dovrebbero fare a testa per una partita decente. Infatti te l'ho detto che veniva qua. Salvare, non porto, me lo porta qua, ma porcaccia la miseria. Certo, quello l'ha smollato. Adesso non posso neanche più fare questo generatore qua, ma porcaccia la miseria. Ecco, facciamolo in due. Ah sì, stavo guardando quello che la... Oggi stasera proprio una persa. Sto giocando di merda. Non lo so, forse perché ho iniziato tardi. Vado a farmi quello là in mezzo. Ho iniziato tardi e... e mi sono perso. Sì, vabbè, tanto qua stiamo morendo tutti. Mi sa che già mi conviene cercare la botola. Dai, ho fatto scoppiare quello, così posso venire qua da te. Dov'è la discesa qua? Porca c'ho la miseria. Oh. Rendiamoci conto dove sono finito, ce l'ho sempre davanti. Scappa però. Con me, almeno mi allontano un po' da sto basement. Ce l'ho toccato. Mi è mancato, strano, sto correndo in obliquo. Dai, salta, porca troia. Ma porca troia, due volte si prende. Dai, prendimi, prendimi. Ma dove cazzo sei? Sei lì. Ma
tanto curatevi, che tanto qua mi secca a me. Palle ce n'è sempre uno e basta. Dai, vediamo se funziona. No, è inutile. Avrei sprecato comunque. Vabbè dai, un po' di punti li abbiamo fatti. Tirando giù quello, tirando giù quell'altro. Sì, no, tranquillo, tanto stasera. È una serata un po' così. Non è zaccuna. Eppure con comodo. Tanto no, il camperà appena mi tira giù, mi trollerà. Dai, curami, che lo sta tirando su. La mia azione di salvarvi tutti l'ho fatta. No, andiamo a vedere. Ah, è morto proprio. Perché questo qui era già iniziato. Finiamolo. No, è già esaurito. Comunque tanto la bossa, ecco, è già qui, ma porca troia. Sì, prendimi. Io odio questi killer che sono invisibili. Dai, su. Cazzo, poi stava lì a fissare il vuoto, non so. Dai, ti aspetto qua il gancio. Ci manca un pallet, due ore che arrivo a prendere il pallet. Perché è andato, il gancio è qui, ciapa. Ciapa la quella. Quella avrà barbe coincidi perché è andato direttamente da quella. Brava, che della stessa dove sei. E adesso viene qua a trollarmi. Ce l'ha già dietro, guarda, guarda, guarda che mi tira, mi tira giù. E come lo secca. Guarda, guarda. Ma sì, ma che bastardo però, Questo mo ce l'ho ancora dietro. La botola non è qui. Dove cazzo mai sarà adesso? Qui
qua in mezzo capita la bot, no? Io c'ho paura perché è invisibile, ecco, infatti mi vedrà subito, è qua davanti a me. Dai, prendimi. Tanto non ti devo qua. Non so neanche dov'è la botola. Uccidimi. Vabbè, tanto un po' ho giocato bene, insomma. Nel peso ho giocato bene. Dai, prendimi. Non mi divincolo neanche perché non vale neanche la pena. Di averli fatti, però ho giù un po' di persone. Io con questi qua invisibili non riesco proprio a giocarci, sono sempre davanti. Almeno gli altri li riesci un po' comunque a controllare, li vedi, li senti. Questi qua. Non parliamo poi di Freddy, va. Vabbè, basta mantenere il punto, sono contento. Ecco, ciao, sei tornato. Ero preso a morire. Volevo livellare Nia, perché è l'unica che ho iniziato a prestigiare. Allora devo mettere un po' di punti. Nia o Nea? Boh, vabbè. Se la mia show. Grazie. Poi praticamente, beh, io i video di solito li carico, quando riesco comunque li carico tutti su YouTube più che altro. Su Facebook metto quelli più corti, perché tipo faccio delle live ogni tanto di 6 ore, e quindi con Facebook mi viene più difficile caricarli. Forse non li accetta neanche dopo un tot di ore, non so. Però è una tortura. Su YouTube sono più comodo, poi comunque rimangono sempre. No, la mia pagina. Ah, nella mia pagina ho fatto una valanga di video. No, Nia non la uso. Perché poi non ho, cioè, ovvio, a parte il gioco qua, però ho altri video anche, tipo di concerti vari. La pagina si chiama... Aspetta, che ne ho due in realtà. Devo guardare quale delle due. Te lo dico subito. Ah, l'ho fatta sul mio lavoro. Te lo scrivo sulla live. Comunque ci deve essere il link sotto. Aspetta, né? Te la scrivo perché ho anche le croci sul nome, quindi è un po' una pagina un po' introvabile per quello. Ma tanto se sei nella pagina mia di Facebook, clicchi su un video di YouTube, ti si apre la pagina di uno dei giochi. La pagina è questa, comunque. Allora, aspetta, la pagina, il coso YouTube lì. Ah, il profilo YouTube. Te lo scrivo lì sulla chat. Ce ne sono due uguali. Ce ne sono due uguali. Però una ha pochi video e l'altro sì. E l'altro ne ha molti di più. Ci sono video anche di concerti, video di feste che faccio in giro. Ah, meno male, è vero. L'ho trovato. Grazie comunque.
La pagina Facebook l'ho aperta settimana scorsa e quindi c'ho pochissime persone, diciamo, c'avrò 5-6 persone. Voglio fare la cassettina. Perché le cassette di questa scrausa finiscono. Si può dire cazzo in live? Che qua mi censurano, ma l'ho detto. Metto la bomba qua. No, io poi sono. Io sono molto educato, non sono uno che dice proprio parolacce a rotazione, però quella volta che salta fuori mi viene a tutti, no? È normale. Ma poi magari mentre giochi non te ne accorgi neanche e ti esce lo sfogo. Però io sono che si impappina molto a parlare. Non sono abituato a fare le dirette, purché faccio un lavoro pubblico come hai visto lì. Però sono più. Non sono molto da televisione, queste cose. Sono più per le feste, i locali, le serate, così. È già una cosa diversa, perché lì comunque il pubblico ce l'hai davanti, la gente ce l'hai davanti e l'interazione è diversa. Qua non so. Non so mai, insomma, se c'è uno che mi ascolta, non mi ascolta. Non so cosa dire, perché alla fine non parli direttamente con le persone, quindi è più difficile. Almeno per me, che sono abituato a parlare con le persone, ma face to face. Cioè, mi devo abituare a questa nuova cosa delle live, perché anche le live le sto facendo da una settimana, da quando ci sono pochi video, comunque non ne ho messi tanti. Però sono tutti video di almeno 2 ore, 6 ore, da 2 ore in poi. Sì, no, forse una l'ho fatta da 1 ora e 40, una roba così. 6 ore, 6 ore e mezza. Che penso che sono video che comunque nessuno andrà mai a vedere, che sta lì a guardarsi 6 ore di una registrazione. Comunque, vabbè. Poi prossimamente vorrei farli anche direttamente su YouTube. Per provare l'esperienza YouTube. Scusate, perché ho in mano anche la sigaretta. Se mi fermo un attimo, qua c'è qualcuno qua di fianco. Ok. No, io vado di qua, bella. Perché di là c'è la porta. Qua magari becco il totem. Allora, generatori qua non ne vedo, andiamo un po' più avanti. Ah, lì ce n'è uno, ma ha già beccato qualcuno. Vediamo, guarda, la sfiga ha beccato la tipa di che era di fianco a me. Ah no, strano. Questo è un altro Freddy, sicuro come l'oro. Freddy non ho speranze, lo dico già. Sì, a me piace il genere dark, gotico, metal. Quel genere lì, la Funa Col sono andato a vederlo molte volte. Poi Cristina Scabbia è una persona che conosco, nel senso che lavorava in un negozio a Milano e l'ho conosciuta lì, prima che diventasse famosa. Adesso è diventata un'altra persona rispetto a com'era. Aspetta un attimo che faccio il tiro di sigaretta e torno a giocare. Però è molto carina, nel senso del poi io abito vicino a Milano, a 30 km da Milano. E quindi una volta c'era un locale, non so tu di dove sei, comunque magari lo conosci, non lo so. C'era un locale una volta che si chiamava Transilvania a Milano, che ora non c'è più, mi ha già preso, però mi allontano perché. Sì, tanto con Freddy la speranza non c'è di vincere. Palle, 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 già lo butto giù. Ti giro di lì. Ah, porca troia, non salta mai. Ah, allora no. Però so che c'è anche a Roma questo locale. Lei praticamente è un.
c'era, adesso non c'è più perché a Milano i locali metal non esistono quasi più. Vai. Minchia come mi ha laggato, tanto mi trolla. Infatti. Ah. L'esperienza precedente. Ai, no, porca troia. Potevo starmi lì davanti al palle. Vabbè. Con Freddy è proprio. Sono partite no. Proprio rarissimamente riesco a vincere. Ma non negli spazi aperti, tipo nel manicomio là. Nei lobby comunque. Il sotterraneo riesco di più perché. Comunque è più un labirinto, riesco a seminarlo, ma qua. Questa partita è già. Il punto che ho preso già non ce l'ho più. Secondo me Freddy è più. Sì, hanno chiuso tutti sti locali, i metal, così. Purtroppo questo genere di musica poi in Italia secondo me non prende. Comunque non è commercializzato e quindi è proprio inosservato. Ci sono tanti piccoli gruppi, ma. Se non vai all'estero. Invece ci sono tanti gruppi italiani che comunque vanno all'estero, hanno successo come la Funa Koi, oppure i Lover Crave, oppure il Picchiato dei Vampire, mi sembra che sono italiani. Ecco, non curarmi, eh. Ah, curami, ti fai più in fretta. C'è anche la cassettina. Sì, in Italia sì. In Italia purtroppo abbiamo questi amici di Maria De Filippi che ha ammazzato proprio il mercato di chi comunque ha qualcosa da dire. Questi programmi qua, X Factor, The Voice, io non lo so questi programmi. Che faccio? Ci tento di nuovo? Magari lo segue. Qui c'è un generatore quasi strafatto. Sì. Dai, perché non me lo prende? Ma porca la miseria, ma proprio qui lo devi portare? Sto morto. No, neanche io non li guardo. L'unico amici che guardavo era il primissimo amici. Quando non c'era forse neanche la De Filippi nel primo. Che era totalmente diverso, era un altro amici. Parlavano di amicizia, parlavano. Era già più interessante. Però non facevano musica, non facevano queste cose qua. Il secondo amici poi quando è diventato più. Comunque musicale, dedicato alla musica. Il primo l'ho visto perché comunque la sai la curiosità di una cosa nuova. Io sono dell'80, sono vecchio e quindi ho visto un po' di programmi. Gli amici li ho passati tutti gli amici li ho passati. Cercando un generatore lontano da quel. Io non vado a salvarlo perché tanto questa partita l'ho persa. So già. Quindi mi faccio i generatori, magari si salvano gli altri. Se li trovo i generatori. Qui dove c'è il basement, sicuro ce n'è uno. No. Ciao. Ma tu sei più giovane di me. Infatti è già qui. Dai, prendimi, tanto dai, prendimi. Sono qua. Prendimi. Dai, prendimi. Dai, voglio morire. Mi sono rotto di sta partita. Dai, fammi morire. Dai, mi porto proprio lì, così sei felice. Guarda, mi metto qua, c'è il gancio. A me sta partita proprio non. Con Freddy non mi piace perché lo usano i trolloni. Eccolo. Non riesco a giocare con Freddy, inutile che ci provo. Dai.
Tu fai un po' di punti di vincolati. Non venite a salvarmi. Fatevi i generatori. Mi sono suicidato apposta. Se me ne frega di Freddy. Freddy proprio non lo supporta. Tra lui e il dottore. Quel cazzo di raggio. Dai che qui tanto campera. Non si era capito, ne salvi uno già lo secca. Sì, tirami giù, che tanto qua che mi crolla. Sì, ma andiamo là dietro a nasconderci, tesoro. Se proprio devo morire. Passi un po' di punti in sta partita proprio. Magari poi riesco a salvarmi non facendo un cazzo, perché non sto facendo niente praticamente. Questa partita proprio non mi fa vedere neanche la voglia di fare qualcosa. Quello l'avete già fatto, ci abbiamo questo da fare. Tu lo stai facendo? No, ovviamente vai a salvarti. Così becca un'altra volta a me. Comunque il primo amici era molto più bello. Era un'altra cosa, era proprio la cosa di questo gioco. Che non ce la farò mai, sono confetti. Me ne sto un po' qua. Faccio un po' quello che non fa un cazzo. No. Freddy è una roba impossibile. Tanto è qua sotto. Lo sentiamo. Starà camperando il generatore. Vi do anche la cassetta se la volete. Sta un po' qua. Perché tanto è qui. Mi può far sparare il raggio nell'armadietto, no? Mi può addormentare nell'armadietto. Cazzo me ne frega. Che si fottino tutti. Che generatore è rimasto lontanissimo. Minchia. Te l'ho detto io. È qui. Vedi. Dai, prendimi. Sono qua apposta per te. Non ci provo neanche. Dai, prendimi. Prendimi. Dai, prendimi. Non ci provo neanche. Questa partita ho appunti alla cazzo e vaffanculo. Dai, uccidimi così. Così prendono quel cazzo che vogliono. Freddy proprio non lo supporto. Non ci provo nemmeno. Scusate, ma la partita di Freddy proprio a me. Ah sì, spero che il prossimo non sia ancora Freddy. Non ce la faccio con Freddy. Impossibile. Secondo me Freddy mi deve prendere proprio bene in un momento di non so che cosa. Almeno ho mantenuto il punto. Almeno ho mantenuto il punto, va bene così. Basta scappare. Tieniti pure la mia cassettina scrausa, che tanto. Ma di solito poi, vabbè, il primo amici era molto più bello perché comunque c'erano gli attori, variavano un po', anche se il primo che ha vinto amici è sparito. Come poi spariscono tutti gli altri. Poi di questi ultimi amici non ne salverei uno. Cioè tipo i The Colors che cantano con le doppie voci, sono inguardabili. Televisione ormai fa schifo, fa. E chi? Quelli lì che vogliono fare un po' i glam. Non lo so. Un po' gli alternativi che poi non sono per niente alternativi. Comunque volevo prendere qualcosa per far punti perché qua scarseggio. Non c'ho un cazzo perché non ho livellato un cazzo stasera. Vediamo se sono sulla ragnatela. Sì, qua. Prendermi il gatto. Vai.
amici proprio. Piuttosto preferisco guardarmi Sanremo, solo perché ci sono i super ospiti. E perché le canzoni sono più cioè scritte da autori magari che ne sanno un po' di più. Adesso mi tirerò dietro tutti, qua ci saranno un sacco di fans, di amici, io... quindi... Allora, puoi arrivare fino a livello 50, poi però lo puoi prestigiare, una volta che sei arrivato al 50, schiacci al centro della ragnatela e passi, diciamo, a un livello superiore, però ti azzera tutto, parti dall'inizio, ti dà gli abiti insanguinati e... in teoria serve la possibilità di avere comunque sulla tela degli oggetti migliori, trovare degli oggetti migliori. E penso, e non so il massimo so che lo puoi prestigiare per due volte. Però non so, dopo, io non l'ho ancora prestigiato una volta, ho fatto solo Nia, devo ancora poi arrivarci e vedere il limite. Perché non giocando io in gruppo con altri, solitaria, me le devo sperimentare da solo. Claudette, mi sa che questo quitta. Uguale per il killer, sempre con questi abiti insanguinati. Poi magari ti dà qualche vestito in più. Però adesso che cambieranno tutto, non so come funzionerà. Perché ho sentito che riazzerano tutto da capo. E sì. Spero di no, perché alla fine io non ho prestigiato solo una persona, dovrei ricominciare un'altra volta. Devo vedere, devo chiedere a chi ne sa di più. Così li prestigio quelli che ho, che ce li ho un po' a 50 un po' tutti. E ricomincio comunque da zero. Quella è la tortura, ricominciare da zero, perché ti toglie anche tutti gli oggetti. Devi comunque ripartire. Però comunque l'abito insanguinato è utile, perché alla fine riesci a nasconderti meglio. Volendo potrei prestigiare Claudette e ricominciare da capo. Però la tortura è che devi iniziare. Poi ovviamente all'inizio ti dà tutti i perk, quelli scrausi. E quindi ho pensato di portare avanti un po' Claudette con magari i suoi punti sangue, mi faccio gli altri personaggi nei livelli, ne faccio uno e man mano alla fine è tutta una cosa così, perché se ti fai solo un personaggio non te la cavi più, devi spostarti qua. Oh. Questo posto dipende, mi piace e non mi piace, siamo tutte qua, yeah, tutte twinky. Adesso tanto ci separeremo e ce lo troveremo davanti. Perché tu vai di là? Quando una torna indietro. Qua è un casino perché siamo al centro, non so da che parte arriva. Ma porca troia. Mi spiace Claudette, adesso arriverà qua. Diciamo che sarà l'orario che mi scombusserò. Ieri ho giocato benissimo e oggi invece non ce la posso fare. Infatti meno male che me ne sono andato, ma non ce la posso proprio fare. Qua un generatore scrauso. Ah, ecco. Beh, domani penso di fare delle live più lunghe. Una live più lunga al pomeriggio. Che sicuramente magari dormo e mi ripiglio. Andrà meglio. E poi è la sera. Domani tutto il giorno. Magari poi domani vorrei portare un gioco diverso al pomeriggio.
Sono un paio d'ore di uno e un paio d'ore degli altri. Beh, intanto ci sono tutto il giorno, se ci sei la sera fino a quest'ora. Inizio, penso di che partirò verso le 2-3. Il mattino no, perché devo fare pubblicità, devo fare robe su Facebook. Devo vedere se qualche cliente mi ha scritto. Sì, volentieri, ma tu giochi? Giochi a questo gioco? Magari se giochi possiamo giocare anche insieme. Sono alla ricerca disperata di qualcuno che gioca. Ah, vero, mi hai detto da PC, la mia memoria notturna, proprio va la puttana. Vedo se c'è un totem qua. No, io no, da PC no, perché il mio PC non è proprio ultramoderno e c'è un generatore. Però prima vado un attimo qua, magari c'è un totem imboscato. Infatti non c'è. La PC è molto più semplice, nel senso che riesce a fare anche i 360. Qua con queste manopole qua non ce la fai. Ma porca troia, la puttanesca. Me l'hai portato qua? Adesso sono incastrato qua. Ma porcaccia la miseriaccia, becca me. Minchia, renditi conto che mi è passato dietro e non mi ha visto. Mi è passato dietro e non mi ha visto. Oh, l'ho visto di schiena. Come cazzo ha fatto a non vedermi? Non lo so. Maier sì, perché è silenzioso, anche questo rompe il cazzo. Poi siete di livello a 3. Cassetta è finita, vai. Quindi ci vorrà 20 anni prima che lo faccio. Comunque questo gioco dovrebbero, là c'è qualcuno che cammina, ok, dovrebbero mettere più palle secondo me, hanno sbagliato a toglierli. A me l'altra sera proprio ho iniziato a giocare la partita, no, 2 sere fa, ho iniziato a giocare la partita, eravamo in 3, abbiamo fatto un generatore e mi ha sbucato alle spalle. Non lo senti proprio chi, ovviamente chi doveva prendere se non me. Vai tu, cugina? Ah, la botola è qui. Ma che figata è? Allora, forse stai inseguendo quello là. Sì, quello là mi sa che sta andando a liberarlo. Vediamo se campera. L'altra uscita io non ho visto dov'era. Campera. L'altra uscita sarà di qua. L'altra uscita abbiamo visto che c'è la botola. No. Allora, cosa faccio? Provo ad andare a salvarli perché sicuramente avrà il Noid. Oh, un totem. No, era un lavandino. Questa è l'aperta? Sì. Perché da questo lato non ci sono.
Sì, scusa, sono in tre. Mi devo sacrificare io. Infatti è qui. Lo sta camperando, sicuro come l'oro. Quello l'ha tirato giù. L'ha ripreso. Niente, usciamo. Che cazzo sto lì a camperà? Guarda quello che campera. Ma che sto lì a fare che mi becca? Ha già preso 2 volte questo. Non viene alle porte. Campera lì, che cazzo te lo tiri giù? Lo sai, qua scappano tutti. Ma sì, dai, ma chi se ne frega, salviamoci, no? È andata male fino adesso, fatemi salvare. Almeno una volta. Quell'altra non scapperà perché c'è la botola lì, sarà gironzolando. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo... lo so, io esco di qua. Dai, fatela, che cazzo me ne frega a me della botola. Anzi, mi faccio vedere così magari vedete. Ti piglia. Io ci vado nella botola. Poi ma io mi stanno sul cazzo sti camperoni. No, non esco subito. Devo uscire, esci tu. Perché vuoi la botola? Nasconditi. Non ti faccio fare i punti, mi sposto. Ma li fa lo stesso anche se sto dietro la colonna. Io intanto si avvicina, io esco. Devo far fare i punti. Era solo per... è per stargli un po' vicino che mi dà un po' di punti. Sì, punti del cazzo, praticamente non ho fatto il cazzo, vabbè. L'importante è sempre mantenerlo. Poi adesso mi sa che sarà ancora più difficile anche. Già è difficile, hanno fatto diventare difficile adesso per livellare. No, i punti mi prendo questi, ma i punti me li prendo poi per Nia. Però se c'è qualche punti qua. Voglio livellare per quella. Basta, non spreco quei 3.000 lì. Era uno di questi, sì. Non becco mai, io non ho quasi mai chi usa la strega. Cassettino, cassettino degli attrezzi. 3, 3, 3, me li tengo tutti e 3? No. Finiamo. Dai però, perché non me li dà? La strega, ci scommetto, ci giocano pochissimi. La strega, non l'ho mai, l'ho beccata in una settimana 2 volte. E anche la Nurse l'ho beccata poco. Più che altro fanno... sì, Jason, Jason è l'altro gioco. Fanno Myers, il Trapper. E questi qua che sono invisibili, perché alla fine... E la maiala, perché sono quelli che comunque hanno un aiutino in più. Perché alla fine la strega la puoi anche... No, la strega, la Nurse la puoi anche benissimo comunque un po' schivare. Sì, figurati. Vai a nannina, buonanotte. Che sono? Ma anch'io fra un po' me ne vado. Faccio, penso, l'ultima. E poi... Sì, penso anch'io di fare l'ultima e poi... domani, anche perché sono le 4.
Grazie, buon proseguimento anche a te, buona dormita e figurati. Spero di rivederti alla prossima, grazie per i click delle pagine di YouTube. Poi vado. Se scrivi un commento ti rispondo, non c'è problema. Da qualche parte in qualsiasi video. Spero che stasera ci stia anche quell'altro ragazzo, magari riesco a giocare in due, che già più diventa un po' più dinamico. Va bene, allora ti aspetto stasera, anche solo per passare per un saluto, perché la sera tanto c'è molta gente che streama, quindi sono anche più bravi di me e giocano in gruppo, quindi non è che sono qua per fare fans, quindi anche solo per un saluto va benissimo. Ciao, buona nottata, buona dormita. Sì, ma qua è una partita, quindi parte domenica. Tanto che la partita non parte, ho qualche punto da dare a questa qua. Adesso parte. Uso quello detto perché rimane più nascosta. A me servono punti, ragazzi. Poi la settimana prossima se cambia tutto, preferisco fare il solito personaggio e farmi un po' di punti per riuscire magari a fare qualcosa. Che è più facile comunque da usare, si nasconde così non la vedi. Poi magari poi da lunedì comincio a usare, quando comincia il momento che si sa quando esce questo killer preciso, comincio a riprendere poi gli altri. Con quello detto sono abituato a usare quello detto perché l'ho sempre usata alla fine. Ho sempre usato lei. Le Meg sono le mie due che ho sempre usato di più. Perché io guardo i vestiti, purtroppo deve essere secondo me strategico questo gioco. Alla fine devi fare punti. Che devi fare? I personaggi poi alla fine sono tutti uguali. Non è che se cambi uno ha chissà che dote, che potere eccezionale. Punti di qua, punti di là, se la main chose, tutto uguale. Si cambia il killer, sì, quello sì, ma i sopravvissuti, a parte esteticamente. Ah sì, allora, da che parte andiamo? Calcolate che io ovunque vado me lo trovo sempre davanti. O vicino. Volevo vedere se c'è un totem qui, che magari potrebbe avere rovina, perché è un trapper. E quindi potrebbe essere qualcosa di nascosto, no? Cominciamo a guardare questa zona qua. Qui non c'è, non mi sembra di aver visto niente di interessante. Secondo me sta arrivando qua. Però vabbè, ci proviamo lo stesso. Perché vi ho detto che veniva qua? Alla fine ho. Oh.
Le mie previsioni sono sempre quelle, quando inizio a giocare ce l'ho sempre davanti. Minchia. Rischio. Me la sono rischiata. Mo? Aspetterei un attimino. Che magari vada quello. Tutta la serata nell'armadietto, tutta la serata nell'armadietto, metto. Se non toccavo quel cazzo generatore. Tutta la sera qua sto. Ho deciso. Lui mi punta solo sul generatore qui, gli altri mi fanno tutti, vedi? Già buona che ne hanno fatti due. Penso che non ci caschi la terza volta. Mi metto nell'armadietto di nuovo. Fugone. No, forse è meglio correre di là. Di là ci sono i generatori, di là non ce n'è. Totem, questo non li ha messi. Allora, se io mi butto giù di qua. Meglio che non corro, va. Ma qua non c'è il generatore. Lo sento, ma non lo vedo. Vabbè, torniamo su. Torniamo giù. Ah, sì. Sono fatti anche tutti i totem, credo. Allora, ci sarà un generatore per me? Io quelli di mezzo alla strada proprio. Vabbè, mi sacrifico, proverò quelli. Io voglio fare quello là in fondo. Ah, ma è là in fondo. Qui c'era un generatore. Finito. Io faccio i generatori degli altri. E poi quindi ci dovrebbe essere uno là in fondo e uno là sotto. Ma ce n'è un altro in giro comunque da qualche parte. Dovrebbero essere tre.
capa che prende me. Cavolo, dov'era? Cazzo l'ha vista? L'ha vista, sì, l'ha vista. Per teleporti che c'ho il perchino. Tanto non me lo dà, ma porca troia. Non ho fatto un cazzo, io non faccio mai un cazzo delle partite. E' aperta. Avete aperto anche l'altra, ovviamente. Questo verso il camper. Sì, va bene, sei figo, sei tutto tu. Sei il top dei top. Super top. Sì, sì, sei fichissimo. Devi usare quella. Allora, lì c'è un tipo. Lì c'è un altro, lì c'è un altro. Nessuno però che si fa vedere. Bravo. Tirami giù, così mi camper. Mi crolla. Facendo un cazzo. Sì, un generatore e un pezzettino. Punto neanche me. No, ho fatto punto senza fare niente. Bene. Non capisco io. Quando faccio le cose non è mai un cazzo di punto. Quando... No, prendo solo quello perché faccio i punti. Di qua te ne faccio un'altra. Solo perché voglio morire dignitosamente. Dov'è il coso che ho preso con i punti? Non lo trovo più. Era verde. Era questo? Ah no. Ah, era questo. Dai, prendilo. Ok. Il dodo con gli animali, vabbè, tanto me li tengo, non è frega. Penso di fare l'ultima partita e poi basta. Sono già le 4, ci vuole mezz'ora più o meno per fare una partita e poi praticamente ci vediamo domani tutto il giorno, poi anche la sera. Domani vorrei finire quello che ho iniziato le prime 2 ore di live. Poi fare 3 giochi, portarne uno a metà giornata, uno verso sera. E poi la notte vorrei fare questo. Poi mercoledì non ci sono. Forse pomeriggio riesco a fare qualcosa, ma non lo so. Giovedì penso di sì. Vabbè, comunque cominciamo a pensare a domani. Devo entrare nella lobby, stavo guardando il fuoco.
vale una caramella, ma cambiare. No, ce l'ho qua. Col sapore di sigaretta. Niente, ha quittato. Eia. So che c'è una persona che mi sta guardando, ti saluto. Anzi, due persone. Vi saluto. Nomi stranieri saranno stranieri. Poi domani sera, magari oggi no, per tanto questa è l'ultima partita, ma domani sera mi faccio anche qualche partita con il kill. Ma giusto non tantissime. Che palle. Penso domani di finire, ho fatto Lego Dimension, ma devo fare gli ultimi livelli e me la sbrigo. Penso che mi mancano due livelli, poi quello, poi ho dei DLC che magari ogni tanto li butterò fuori, ma non penso che continuerò poi quel gioco lì. Poi penso di fare, poi farò qualche partita con Friday. Poi ho preso Dragon Age, vorrei iniziare quello. Poi volevo portare Injustice. Non so, altri giochi, no, Division. Final Fantasy ce l'ho. L'ho però, mi piace. Però l'ho lasciato ancora da parte. Potrei continuare Final Fantasy, però lo devo continuare da metà, non lo posso iniziare da capo perché sono già tipo a metà del gioco. E lo riprenderei da lì. Poi South Park, ma l'ho già finito e non ho. Lo dovrei ricominciare. Sono tutti i giochi che dovrei ricominciare da capo. Quindi, cioè, mettermi lì ancora a rifarli. Magari sì, se prendo dei DLC, magari li continuo facendo quelli. Tipo South Park l'ho fatto già tutto, ho completato tutto. Quindi mettermi lì a far ricercare ancora tutte le cose non mi va tanto. Per fare magari qualcosa di nuovo, qualcosa che non ho fatto. Poi vabbè, sto facendo DC Universe Online, che l'avevo già iniziato tanti anni fa per la PS3 e poi l'ho rimesso sulla 4. Però vabbè, quello è un gioco un po'. Può essere anche noioso secondo me. Perché non so, ma magari no, perché fai comunque delle stanze, combatti, eccetera. Poi cos'è? Che altri giochi ho? Qui che ce l'ho sotto mano. Stavo giocando a Tera, ma bello, sì, ma l'ho tolto perché mi occupava troppo spazio sulla PlayStation e poi non ho più spazio per altri giochi, quindi ho dovuto rinunciare, avendo già comunque altri giochi caricati. Troppo spazio. E poi altri giochi, che cosa? Il calcio, Soccer, PES 2018 e il Monopoly, ogni tanto mi faccio le partite a Monopoly. Se ti fai il totem prima del generatore magari lo faccio io. Bravo.
Se magari invece di fare il totem mi dai una mano, il totem lo fai dopo. Sto arrivando. Come lagga, becca subito questo. Si è preso qualcuno che è di là. Generatori qua. Qua in questo livello qua è difficile, non capisci se è sopra, sotto. Dov'è? Sopra o sotto? Sotto, allora è meglio che me ne vado sopra. Quando lui sta sotto io me ne vado sopra. Beh, potrei fare questo. Perché comunque è silenzioso, un pezzettino, poi me ne vado sopra. Andiamo fin dove arrivo. Dov'è l'uscita qua? Non c'è la porta d'uscita. Ah, ma è sopra. Con Myers qua sotto è un casino. Non lo senti arrivare. Nascondo un attimo qua dietro, che sicuramente verrà qui. Bisogna fare un po' di strategie qua. Ah, c'è un buco che può saltare giù, sì, là. Non si capisce se è sopra, sotto. Ecco, non potevo starmene là. L'altro generatore che stavamo facendo. Adesso abbiamo fatto tutti quelli sotto. Ma è un casino adesso fare quelli sopra. Intanto cerchiamo il cerco, magari becco anche dei totem, qualcosa. No, quasi sono fatti tutto. I generatori qua dove cazzo stanno? No, qui c'è una cassa che fa punti. Apri. Non so se la fanno gli altri. Magari mi cambio la cassa.
verde non mi interessa, magari la voglio dopo. Dai, ma come lagga sto tipo? No! Pensavo che lo rompeva. Vabbè, stasera proprio una serata, no. Non partirà neanche il perk lì. Sicuro come no. Ecco, infatti l'ho anche superato. Spero di trovare qualcuno con cui giocare, almeno questo gestirmela un po' meglio. C'è un buco, infatti generatori, che meglio. Ho perso anche la cristina. Vabbè, perché era finita. Sto inseguendo una. Penso quella. No, è qui. No, 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 no. Vai, devo curarmi. Ma porca troia, volevo curarmi entrata nell'armadietto. Mica, ma c'ho una sfiga, c'è pure il basement qua. È pure trollato, ma sì. Partita di merda l'ultima, eh. Neanche i generatori hanno fatto. Ah sì, va bene. Boh. Devo proprio sacrificarmi io in questa partita, non c'è la storia. La porta. Prendi quello, prendi quell'altro, c'è il Noe. Se prendi anche quello. Però tu sta a guardare, io muoio. Che adesso tirano su quell'altro. Quanto sta là, che era un immobile. Facciamo addio a questa partita. Sono coraggioso. Mai. Non arriva nessuno qua. Vabbè, questa sera hanno fatto partite di merda, ho fatto, non avevo forse l'ispirazione giusta. Dai, vediamo come finisce per loro. Tanto per me è finita male, come always. Tanto non penso di giocarmi più. Beh, abbiamo mantenuto il punto, va già bene, visto che senza fatica. Vediamo un po' come se la cavano loro. Incastri dove non devi, devi incastrare, boh. Eh no. Ecco dove sono, sicura. Ah, si è disconnesso.
anche Mongol, la gente che si disconnette, no? Piuttosto Perry, boh. Questo cambia ormai. Vabbè, ma li salvavano se andava bene. Vediamo, adesso metto un po' di puntini a Nia e poi chiudo. Ci vediamo poi domani. Cioè oggi, che domani. Questi non li faccio. Vai con Nia. Vabbè, questo è buono. Ho trovato questo. Un pezzettino qua. Quindi questo io ce lo metterei questo sicuro. Come l'oro, quello è indispensabile. E boh, niente. L'unica persona che mi sta guardando, gli auguro una buonanotte e se vuoi ci possiamo vedere qua domani. E grazie a tutti quelli che magari che domani o comunque in giornata vedranno questa live, che la metto poi su YouTube, magari in mattinata già la carico e comunque la potete rivedere qua su Twitch. Va bene ragazzi, buona serata, buona nottata, buona dormita e a domani. Ciao!